punto è che qui al CERN, quando ti sembra di aver finalmente capito un concetto, arriva subito un'altra informazione che mette tutto in discussione. Beh, ma questa è l'avventura infinita della fisica. Ma qui c'è uno scienziato che lavora ad Atlas che riesce a spiegare teorie complicate con i mattoncini delle costruzioni. Questa equazione descrive i componenti fondamentali della materia come un certo numero di particelle che formano la materia, sono queste 12 che stanno da questa parte qua, e un certo numero di particelle messaggere, sono quelle che fanno parlare i componenti della materia e gli permettono di stare insieme. I mattoncini quadrati, questi qua, sono i quark. Qui c'è l'elettrone e poi i suoi cugini pesanti, il muone e il tau. Allora, per esempio, prendi, vediamo un po', due quark blu e un quark azzurro. In realtà questi non stanno insieme da soli, hanno bisogno di uno di questi signori per stare insieme. Tipicamente questo qua trasparente si chiama il gluone. Glue in inglese vuol dire colla, quindi tra di noi possiamo chiamarlo il collone. Il collone, mettici, allora lo metto in mezzo, mi dà più l'idea che il collone in mezzo. Benissimo, che cos'è questo? Questo è un protone. Fantastico, la cronaca, se tu prendi un elettrone, te lo do, cioè ci metti l'elettrone a girare intorno. Così. Perfetto, hai fatto un atomo di idrogeno. Ho fatto un atomo di idrogeno, non sei contenta? Potremmo andare avanti, se avessi portato la cassa intera facevamo anche un atomo d'ossigeno, una molecola d'acqua.